Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio da Borzoli. La Sestrese prova a tenere il passo del fuggitivo finale. Non sarà facile oggi contro la Fezzanese, fresca vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza. Il capitano Anselmi sul punto di battuta inizia la sfida in questo momento. Merialdo è rientrato dal fuorigioco. Sighieri che allarga bene verso Balestrero. La conclusione di Balestrero sul fondo col destro, ha provato ad incrociare Balestrero. È l'occasione più grande della partita fino a questo momento. Interviene Ponte a sradicargli il pallone, addirittura prova la conclusione Ponte. Il pallone è stato toccato da Rovetta, che ha evitato un euro gol a Ponte. Baudi, qua c'è un po' di spazio, tre quarti campo, va a pescare Saud. Saud, il raso terra di Saud, che trova l'angolino. La Fezzanese dopo 34 minuti si porta in vantaggio. Saud, che era sparito dal gioco per 20 minuti, ha tirato fuori dal cilindro il raso terra vincente. Riprende il secondo tempo. Poi ancora Zito, attenzione a Balestrero, ha messo dentro, il gol è valido, la Sestrese ha trovato il pareggio all'ottavo minuto. La Fezzanese sta protestando col collaboratore, che ha ritenuto regolare la posizione di Balestrero. Miglioranza, qua sbaglia l'appoggio, attenzione proprio a Gianni Di Pietro, limite dell'area, pallone sul fondo. Passato davvero vicino all'incrocio dei pali, nella zona dove c'è Merialdo, riesce a servire un pallone per Briata, eccolo qua, il sorpasso verde stellato, firmato da Briata, quando i minuti sono 25. L'arbitro arriva, secondo giallo per Bellini, l'arbitro ci ha pensato un attimo, sapeva già che Bellini era ammonito, gli ha messo davanti al muso il secondo giallo e adesso arriva l'inevitabile rosso. Baudi al minuto 43 che vuol provare il destro, la rincorsa, Baudi centrale, Rovetta difetta, colpo di testa, rete, Fiocchi sull'errore di Rovetta ha messo dentro il 2-2. Campagnaro, pallone dentro verso Balestrero, l'uscita di pugno di Bertagna, cerca Di Pietro, il colpo di testa. Finisce in parità dunque al Piccardo di Borzoli, la Sestrese si mangia le mani perché era in superiorità numerica, ma la Fezzanese non ha rubato nulla.